durante queste elezioni di Salvini. Pure io penso che questa esperienza, lo dico in questo tempo, stamattina quando sentivo il giornale parlava di questa maestra di Palermo che è stato sospeso perché aveva fatto una ricerca ai suoi studenti e loro avevano comparato, diciamo così, il decreto di sicurezza di Salvini con alcuni regimi razziali durante musulmani. E per questa ragione. E tra me mi dicevo, meno male che c'è questa occasione, c'è questa cosa, che c'è una voce così, insomma, autorevole nella società che sta dicendo le cose. E mettere insieme delle idee, punti di vista, anche diciamo così, diverse, non diverse nel senso diciamo così, del contenuto, ma nelle articolazioni diverse che ci possono essere come organizzazione promotrice di questo festival, diventa una ricchezza enorme. E quindi la condivisione di alcuni percorsi, alcune riflessioni è sicuramente un valore aggiunto che ci portiamo a casa tutti quanti. Pure noi come CGL sicuramente, convintamente, vogliamo mantenere la nostra presenza in questo percorso e poi valutiamo, insomma, per vedere come possiamo proseguire a migliorare questo percorso e questa occasione e questo appuntamento. Vi ringrazio a tutti, vi ringrazio anche da parte mia, dai compagni di legge, tanti altri, dal Vescovo e tanti altri che ci hanno sostenuto. Vi ringrazio veramente alla città della legge per come ci ha sostenuto in questi 3-4 giorni che siamo stati qua e devo dire che noi stiamo portando a casa un bilancio molto molto positivo di questa elezione. Grazie a tutti.